a tutti e benvenuti di nuovo nel mio canale. E a giorni sarà San Valentino. Io stavo facendo dei ricordini e mi è venuta l'idea di condividerlo con voi, quindi lo sto facendo così subito lampante. È un pensierino last minute, in pochi minuti. Basta avere un po' di oggetti e innanzitutto ci servono delle penne, semplici penne. Poi dei chiodini, quelli da bigiotteria, con la punta proprio a chiodino, non arrotondata, non so se si vede, ok? Poi delle perline di qualsiasi genere, sia adatto per gli uomini che per le donne, ovviamente si cambia il colore, e le pinze, la nostra forbice. E in più ho deciso di fare con questi cuoricini una cosa particolare che poi vi farò vedere, che serviranno sempre per quanto riguarda la mia penna rivestita. Quindi adesso metto tutto da parte, così iniziamo. Abbiamo detto che ci servono delle penne. Io utilizzerò principalmente questa perché è molto più semplice e più facile da fare, anche perché ci basta avere solo la parte interna della nostra penna. Questa è più semplice di tutte perché ha questa parte finale dove esce la scrittura, non so se lo vedete, eccolo qua, questa parte qui. E questa mi permetterà che entrando la perlina blocca il tutto, in modo che così non fuoriesce. Perché se io prendo questo invece tipo di penna, che come vedete è completamente dritta, se io prendo una perlina, anche la più stretta che ho, tipo questa, ovviamente se la introduco va via, scende. Mentre con questa la inserisco e già iniziamo il nostro lavoro, già inserita, e come vedete è bloccata, completamente bloccata, e non c'è bisogno di mettere colla su questa. Metterò in questo caso un piccolo evidenziatore che è in nero, perché poi prenderò una perla, un evidenziatore anzi in argento, color argento. Io sto utilizzando del materiale non eccellente, però va bene, una cosa così va bene anche. Prendiamo anche una perla con le dimensioni del foro abbastanza grande, ok, lo inseriamo dentro e lo blocchiamo. Poi ho intenzione di inserire un altro evidenziatore, però questo stile tipo tibetano, che mi piace tanto, ci sta. Vi ricordo che sto facendo adesso una penna per maschio, poi dipende, perché può essere che magari piacciono anche i colori molto caggianti, va bene, tipo rosso, giallo, fate come vi pare, vi piace e come può piacere alla persona. Dopodiché inserirò un mio charme a cuore, mi piace tanto, che è il simbolo di San Valentino. Rifiniamo di rivestire l'altra. Come vedete ci sto mettendo molto tempo, ma perché vi sto spiegando, altrimenti questa già era fatta. Rimettiamo un altro evidenziatore tibetano. Quindi adesso mi prendo la mia aletta, eccola qua, piccolina, ma voi potete utilizzare qualsiasi cosa, qualsiasi simbolo, qualcosa che pensate che sia gradevole alla persona. Dei residui di catenina, quindi potete utilizzare quello che vi è avanzato, quello che io non butto mai via nulla perché può sempre servire, quindi tagliamo un pezzettino, non tanto lungo, questo può servire per le altre, mettiamo da parte. Thank you.
Allora, facciamo adesso la parte di sotto, cioè della chiusura della nostra penna. Prendo il mio cuoricino che ho ritagliato con gomma eva brillantata in rosso, per essere in tema. Devo farvi vedere come fare il cuore. Io ho preso una sagoma di un cuore, in questo caso l'ho preso quello grande perché mi serviva, lo appoggio sopra la mia gomma eva brillantata, così. Prendo anche, va bene anche qualsiasi cosa appuntita, la ricircondo, la ritaglio. Ed ecco fatto. Ok, ecco qui, questo è lo spazio che ho lasciato, giusto per far entrare la penna. Tutto chiuso, sigillato, un po' bombato, come lo volevo, anche perché per comodità. Ecco qui. Che ne pensate? È carino, eh? È una bella idea. Pratica è il cuore, questa può essere la nostra freccia, dove potete scrivere tutte le nostre parole d'amore, i nostri pensieri più profondi magari, anche perché no. Ok ragazzi, questo è tutto. Io finirò di fare il lavoro adesso anche per gli altri e niente, ci vediamo alla prossima. Niente, buona Valentina a tutti.